tutti, io come vi hanno annunciato mi chiamo Edward Natale e volevo iniziare questa presentazione con un piccolo esperimento. Io sono un lavoratore fuori sede, lavoro al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologia dell'Informazione dell'Università Federico II di Napoli e sono fuori sede, vengo dalla provincia di Avellino e ovviamente come tutti i fuori sede, che sia uno studente o che sia un lavoratore fuori sede, generalmente la mamma, la nonna ti caricano di roba da mangiare da portare la settimana perché hanno paura che poi tu durante la settimana non mangi, no? Perché non hai la possibilità di acquistare. E io ovviamente questa cosa mi piace tantissimo, porto tutto quello che posso, in più ho anche l'abitudine di caricarmi le mie bottiglie d'acqua, vado alla sorgente perché sono in Irpinia, abbiamo tantissime sorgenti di acqua pura che esce direttamente dalla fonte, mi carico queste bottiglie e me le porto a Napoli, che mi bastano sostanzialmente per tutta la settimana e anche di più. Probabilmente, relativamente a questo, sostanzialmente, quello che mi piacerebbe, che mi è venuto in mente un paio di settimane fa, proprio facendo questo, è che in Irpinia ci sono tantissime sorgenti, che sono localizzate in ogni punto, abbiamo quasi 1500 sorgenti sparse, dalle quali si può riempire direttamente l'acqua. Allora mi è venuto in mente, ma perché io queste informazioni che conosco io conosco una decina, una ventina di queste sorgenti, perché non la posso condividere con tutti? Perché magari ci saranno altre persone che vogliono fare esattamente la stessa cosa che faccio io, magari persone che non conoscono il luogo, oppure ci sono delle persone che fanno trekking, fanno escursionismo, vengono in montagna, e per loro sapere dove sono ubicate queste sorgenti, queste fonti, è fondamentale, di importanza strategica sostanzialmente. Allora qualcuno in realtà ci ha già pensato, ed è uscita fuori una pubblicazione scientifica che riporta le 1400 sorgenti della provincia di Avellino. È una fonte decisamente attendibile e hanno realizzato anche una mappa che vi mostro. È una mappa, diciamo, c'è stato un lavoro di anni per realizzarla, però ovviamente con questa mappa enorme ci sono diversi problemi, no? Che immagino voi tutti guardandola potete capire benissimo quali potrebbero essere. Il primo è che questa mappa sostanzialmente non è condivisibile, è enorme, solo per stamparla probabilmente ci vogliono 30 euro, è realizzata da un gruppo di persone solamente, io non posso mettere sostanzialmente in dubbio quello che c'è scritto là sopra, che qualcuno l'ha realizzato, è una fonte ufficiale, quindi è esattamente così, e ovviamente tutto quello che è carta oggi suona di vecchio, di obsoleto, io non posso diciamo modificarla, non posso renderla tascabile, non posso metterla sul mio smartphone. Quello che vorrei fare sostanzialmente quindi è prendere queste sorgenti e metterlo sotto forma di dato digitale, in maniera tale che io possa accedervi dovunque con il mio smartphone, posso anche stamparla perché sono nostalgico, ma quello che voglio fare è utilizzare una mappa online, possibilmente open source, sulla quale io posso effettuare delle modifiche in maniera diretta e andare a aggiungere questi punti di interesse. Voglio mettere i dettagli, dove si trovano, che se ho delle fonti dalle quali posso attingere, dire quanto è vecchia questa sorgente, quando è stata scoperta, magari aggiungere queste informazioni. La prima persona a cui potrei dire una cosa del genere potrebbe rispondere tranquillamente: è facile, vado su Google Maps e creo la mia mappa. E Google Maps è uno strumento fantastico, lo usiamo sicuramente tutti i giorni perché dobbiamo capire dove dobbiamo andare, è innegabile, però Google Maps sostanzialmente è un problema, ok, io creo la mia mappa, ci aggiungo il mio punto di interesse, passo successivo, la condivido. Io quello che voglio fare in realtà non è fare questo, perché su Google Maps non ho creato una mappa, io ho creato un livello, quindi non ho modificato la mappa di Google, ho preso dei punti e li ho messi in un livello superiore. Quei punti li ho fatti io, li do a te, tu li puoi condividere, puoi ridistribuire, probabilmente li puoi anche modificare, ma in realtà sono punti che sono vincolati ad un account utente, al mio account. Tu sostanzialmente devi fidare di quello che ti ho detto io. Manca una community, un insieme di persone che possono contribuire a questa mappa, perché ci sono persone che conosce dove si trova la sorgente, ma la sorgente con qualunque altro punto di interesse sparso per il pianeta. E io vorrei che qualcuno mettesse in discussione le informazioni che io ho dato loro. Tutto questo, ovviamente, Google Maps come qualunque altro tipo di mappa non può essere fatto. Quello che voglio quindi è che i miei punti non siano vincolati all'account di un solo utente, ma quello che vorrei in più è che qualcuno potesse contribuire all'informazione che io ho generato, qualcosa che sia molto simile a Wikipedia praticamente. All'interno di questa presentazione, quindi molto brevemente, non mi dilungherò tantissimo, verrà spiegato che cos'è OpenStreetMap, una mappa open source alla quale tutti possono contribuire in stile Wikipedia,
come poter contribuire a OpenStreetMap attraverso un insieme di passaggi che vi illustrerò, e infine come poter sfruttare le informazioni di OpenStreetMap per generare dei servizi aggiuntivi, tutto quello che mi viene in mente. In più vedremo degli esempi applicativi. Come vi ho accennato, OpenStreetMap, OpenStreetMap.org, non è altro che la fusione di una mappa online, una mappa digitale, con diciamo tutto quello che c'è come ideologicamente parlando dietro Wikipedia. Ad una mappa gli adottiamo, diciamo, lo stile di Wikipedia, la possibilità di contribuire, la possibilità di dare le mie informazioni ad una community che può aiutare ad accrescere queste informazioni e modificarle, e tutto questo insomma genera tutto quello che è il mondo di OpenStreetMap. Quello che caratterizza OpenStreetMap rispetto a tutte le altre mappe che abbiamo online, come Bing, Google Maps e moltissime altre, è il fatto che dietro OpenStreetMap, essendo open source ed essendo in stile Wikipedia, non ci sono dietro ottiche di profitto. Per esempio, è trasparente e neutrale proprio perché il codice sorgente di OpenStreetMap è open source. Il database di OpenStreetMap è un database PostgreSQL con estensione GIS, cioè un'estensione spaziale che vi permette di identificare i punti e le coordinate geografiche su una mappa, ed è quindi alla luce del sole sostanzialmente. Il database è scaricabile, posso creare la mia mappa offline, cosa che con Google Maps, con altri sistemi, non è possibile. Non posso scaricare un'intera mappa offline e poi poterla modificare, assolutamente impossibile. In più c'è un'altra cosa: noi quando andiamo da una sorgente ad una destinazione, sfruttando un servizio che può essere il TomTom, Garmin, Google Maps, Bing Maps, io mi affido sostanzialmente a un algoritmo di routing, quindi un algoritmo che mi crea il percorso ottimo tra una sorgente e una destinazione fornito da terzi, di cui io non so effettivamente come questo algoritmo funziona. Non sappiamo se ci sono dietro delle politiche monetarie che mi fanno scegliere un percorso piuttosto che un altro. Tutto questo assolutamente lo ignoriamo. Sicuramente sappiamo che è sul percorso ottimo, ma chi ci dice a noi che il primo percorso non venga scelto rispetto al secondo percorso, semplicemente perché ci sono delle politiche economiche che fanno in modo che sul primo percorso ci sono ad esempio dei ristoranti, delle aziende che si mettono d'accordo con il fornitore del nostro algoritmo di routing e dicono: va bene, facciamo una cosa, parità di velocità, parità di tempo di percorrenza, preferisci il mio percorso perché ci sono io, e ci mettiamo d'accordo. Non sappiamo se questo avviene sostanzialmente, ma sappiamo che con OpenStreetMap e con gli algoritmi di routing open source questo non avviene, o non, se avvenisse ce ne accorgeremo, perché il software è libero, è open source. Andiamo quindi direttamente a vedere, ora abbiamo fatto una panoramica su questa mappa libera, andiamo a vedere come è possibile contribuire all'OpenStreetMap. OpenStreetMap, per contribuire fondamentalmente noi dobbiamo utilizzare quattro semplici passaggi. Il primo di questi passaggi è quello della raccolta dei dati. Semplicemente io cammino per strada, sono sulla mia bicicletta, con un dispositivo particolare, qualunque tipo di dispositivo, sostanzialmente lo vedremo più avanti, raccolgo dei dati dal GPS, attraverso il GPS. Il passo successivo è quello di prendere questi dati e caricarli direttamente su OpenStreetMap, prima di modificarli, perché la community vuole sapere esattamente tu questi dati dove li hai presi, qual è stato il modo con cui li hai presi, e vuole seguirti dall'inizio alla fine. Ovviamente serve anche a me per creare una history, quindi una storia dei miei passi praticamente. La fase successiva è quella dell'editing, quindi io modifico il mio percorso perché, essendo affetto da un errore, io sto utilizzando un GPS o qualunque cosa, sostanzialmente io lo posso modificare a valle e poi risottometterlo, aggiungendo anche i dettagli, il nome della strada, il nome del punto di interesse, che tipo di strada è, eccetera, fino all'ultimo passo, che è quello di rendering, ovvero trasformare la mia traccia GPS, che quindi non è visibile direttamente, è un insieme di punti, un insieme di nodi, in un rendering, renderizzato quindi in una mappa visibile, un'immagine praticamente. I primi due punti sono facoltativi, noi possiamo anche andare direttamente su OpenStreetMap e modificare, cioè, quello che già c'è, Wikipedia praticamente, ma per le mappe. Dicevo, per raccogliere i dati dunque, che è il primo passaggio, io posso utilizzare qualunque di quei dispositivi: un logger GPS, il mio smartphone, un blocco note per gli appunti sul quale con la penna, proprio a manina, io vado a scrivere delle informazioni. Questi dispositivi li posso mantenere io, quindi posso camminare per la strada, in montagna, a piedi, e farmi tracciare il percorso sostanzialmente, oppure posso metterlo sulla mia bicicletta. È una, diciamo, una pratica molto diffusa. OpenStreetMap all'inizio nacque proprio per questo, per tracciare i percorsi in montagna di chi andava con la bici e voleva praticamente trovare i sentieri migliori,
e questi sentieri venivano poi approdati, messi sul server di OpenStreetMap per donarli alla comunità praticamente. Il passo successivo è quello di fare l'upload di questi dati. Abbiamo detto che OpenStreetMap li vuole immediatamente per capire con quale tecnica io li ho raccolti e qual è il passo successivo che posso fare, no? Le applicazioni, ad esempio Osmo Tracker sul vostro smartphone Android, effettua l'upload automatico, ma generalmente la procedura corretta è quella di collegare il mio dispositivo al computer, scaricare la traccia, convertirla in un formato GPX che viene accettato da OpenStreetMap, successivamente collegarmi al mio account OpenStreetMap attraverso username e password ed eseguire l'upload. E quindi su OpenStreetMap, sul loro server, attualmente ci sarà la mia traccia GPS. Per l'editing, che è la fase successiva, sostanzialmente io purtroppo il mio dispositivo è affetto da errori, avrò fatto degli errori durante il mio percorso, devo correggere lievemente la traccia che ho collezionato. Vediamo un esempio per capire meglio qual è la fase di editing, come portare avanti la procedura di editing. Nell'esempio, quindi, quello che vedete in figura è una traccia GPS che è stata collezionata in Australia, già appena, diciamo, 2-3 giorni fa, è molto fresca, l'ho scaricata dal sito, dall'utente Steve Dawson, il quale ha fatto una gita in barca, si è andato sul fiume, il fiume Hawkesbury in Australia, e ha deciso di tracciare il percorso di questo fiume. La prima cosa che ha fatto è stata quella di caricarla, metterla online. Ora, qual è il punto? Essendo, diciamo, probabilmente le condizioni atmosferiche o qualunque altra cosa, sarà sfuggito un punto, aveva necessità, a tuttora, necessità di poter correggere questa traccia. La fase successiva quindi è quella di effettuare la modifica del file GPX che è stato uploadato sul server di OpenStreetMap. Il tool più usato probabilmente, ma sicuramente quello più completo per effettuare questo tipo di azione, si chiama JOSM, Java OpenStreetMap. È un tool open source che serve per fare l'editing delle tracce di OpenStreetMap. È scritto in Java, quindi è portabile su qualunque tipo di piattaforma sostanzialmente, ed è ovviamente open source. Una volta scaricato JOSM ed aperto, con il logo, diciamo, il pulsante in alto a sinistra, è possibile fare il download automatico della traccia al sito di OpenStreetMap. Qualunque traccia poi viene modificata a mano. Io con il cursore del mouse vado sullo shape, quindi, diciamo, su questa figura, vado a tirare i vari nodi, le varie linee e cerco di correggere la mia figura. Ora, qual è il problema? Il problema è che io non ho un punto di riferimento. In base a cosa vado a fare questa modifica? Con Java OpenStreetMap è possibile mettere un base layer, quindi un layer di base, che è una mappa satellitare. Posso reperire praticamente qualunque tipo di mappa satellitare, semplicemente perché dovrebbe essere, almeno quella dovrebbe essere affidabile, insomma, è un'immagine della Terra. Bingsat, Mapcast, non importa, la metto sotto e in base a questo io vado a correggere la traccia che io ho rilevato nella realtà. La fase successiva, quella di editing, è quella di aggiungere dei dettagli. Io voglio dare un nome a questo fiume, voglio capire, insomma, voglio far capire agli utenti di OpenStreetMap se è un fiume, se è un lago, se è un ruscello, eccetera. OpenStreetMap adotta le tipologie di tag. Sostanzialmente io ad ogni figura associo una coppia nome-valore, chiave-valore. In questo caso sul fiume io vado a fare click, vado a definire come chiave name, che rappresenta il nome del fiume, come valore il nome del fiume, appunto. Inoltre vado a definire la tipologia per indicare che è un fiume, appunto. In OpenStreetMap si definisce come waterway e vado ad assegnare il valore river. In OpenStreetMap in pratica ci sono tre tipologie fondamentali di figure, quindi le figure rappresentano una strada e una figura, lo stadio di San Paolo di Napoli è una figura, il punto di interesse e il vario sottocaso è una figura. Ci sono tre tipologie di figure: nodo, way e relation. Il nodo sostanzialmente è un punto che può essere sia un punto specifico, il punto di interesse, il bar, ma può essere anche, diciamo, la parte elementare di una relazione, di un insieme di punti, sostanzialmente, che definiscono una strada. A questo punto abbiamo una way, che rappresenta il collegamento di vari nodi, quindi una strada è una wave, composta da vari nodi in sequenza, così come il nostro fiume, il fiume sarà una sequenza di vari nodi. Se la spezzata, quindi questa polilinea, è chiusa, ovviamente andiamo a definire un'area. Una relazione invece è un oggetto più complesso, serve a mettere in relazione varie figure geometriche. Un esempio pratico qual è? Io ho la fermata dell'autobus è un nodo, ma la fermata dell'autobus non ha senso se non è messa in relazione alla strada sulla quale l'autobus passa. Quindi una relazione in quel caso è fermata dell'autobus, gli assegno un nome, più strada sulla quale l'autobus passa.
una guida completa a come, diciamo, vengono utilizzati Node, Way e Relation la trovate sul sito di OpenStreetMap, che hanno una loro wiki. Perfetto, abbiamo completato l'aggiunta dei nostri dettagli, ora facciamo l'upload tramite la posta icona sul nostro programmino. Vediamo adesso alcuni esempi pratici di editing e aggiunta dei dettagli, insomma già finiti. Questa è un'immagine di fuorigrotta che è stata scaricata attraverso JOSM da OpenStreetMap. Questa è via Giambattista Marino, è una highway, quindi in OpenStreetMap per identificare una strada la chiave highway, il valore è secondary, quindi è una strada secondaria. Il nome della nostra strada, name chiave, valore via Giambattista Marino. One way yes sta ad indicare che questa è una strada a senso unico, perché effettivamente è formata da due carreggiate, entrambe a senso unico. Ancora, questo è un palazzo, quindi la chiave sarà building per definirlo, e apartments è il tipo di palazzina sostanzialmente. Infine lo stadio viene identificato con la chiave leisure e valore stadium. Viene tracciata questa, ovviamente per farlo su JOSM si prende il mouse, si va sulle relative, sul menu, si aggiunge un nuovo node e si va a comporre mano a mano la polilinea. La fase finale, e quindi ultimiamo il nostro contributo a OpenStreetMap, è quella di rendering della mappa. OpenStreetMap, come ho detto, si basa su un database open source che è PostgreSQL con estensione GIS. Sopra questo database ovviamente noi abbiamo bisogno di un motore che non faccia altro che trasformare i dati geografici con il database in una mappa geografica, quindi in un'immagine. Il motore più usato, che è quello che ho trovato quando vi collegate al sito di OpenStreetMap, è Mapnik, che praticamente non fa altro che convertire i dati geospaziali in una mappa geografica che è possibile visualizzare a video. Questa mappa poi è potenzialmente utilizzabile per essere mostrata su un browser, su uno smartphone, eccetera. Per poter essere visualizzata, ovviamente, sul mio browser io ho bisogno di un client che possa effettuare il rendering di questa mappa, che possa scaricare le informazioni dal server di OpenStreetMap, che mi permette di fare il pan, quindi spostare la mappa a destra e a sinistra nelle due direzioni, effettuare anche lo zoom. Il client, il framework JavaScript più utilizzato per fare questo si chiama OpenLayers, anche questo ovviamente open source. Da un po' di codice JavaScript che vedete nei tre riguardi in alto andiamo ad ottenere una mappa in maniera molto semplice, ed è portabile anche sugli smartphone. Adesso abbiamo completato fondamentalmente la nostra fase di contribuzione OpenStreetMap. Qualcuno potrebbe non essere d'accordo in stile wiki e poter modificare quelle informazioni. Abbiamo visto come collezionare i dati, come modificarli, fare l'upload e come fare il rendering della mappa. Andiamo a vedere alcuni esempi pratici e poi vediamo come poter sfruttare le informazioni di OpenStreetMap per generare dei servizi accessori. Questa è un'immagine che è stata significativa di un'operazione che facemmo all'Open Data Day di Napoli ad aprile 2014, se non erro. Ci riunimmo a Piazzale Tecchio all'università insieme ai mapper del NARUG, quindi grazie anche al loro contributo, e abbiamo messo su mappa tutte le fermate dell'ANM di Napoli, anche grazie alla collaborazione con ANM che ci ha fornito i dati. Insieme in quella giornata facemmo anche il mapping sostanzialmente delle isole ecologiche di Napoli, di alcuni parchi urbani, e l'abbiamo messi su OpenStreetMap. Ritornando al caso iniziale, il caso delle sorgenti, essendo un'operazione molto semplice, io non vado a scaricare OpenStreetMap e a modificarlo aggiungendo una sorgente. Posso farlo con un editor online, che si può utilizzare semplicemente facendo il login sul sito di OpenStreetMap, che si chiama ID. Attraverso questo editor io semplicemente faccio il login, identifico l'area sulla quale voglio aggiungere una sorgente, prendo il punto qui, quindi schiacciando questo bottone, lo trascino sull'area, aggiungo i miei dettagli, ad esempio il nome della sorgente, e salvo. Ho contribuito a OpenStreetMap veramente in 20 secondi. Facendo questo, reiterandolo varie volte, ottengo la mappa delle mie sorgenti, che è online, è accessibile da smartphone, tablet, posso scaricarla, posso crearmi la mia applicazione, posso generare un servizio per dire agli utenti, posso generare un'applicazione smartphone che metto sullo store e fare in modo che tutti possano vedere soltanto le sorgenti quando vanno in montagna perché faccio escursionismo, eccetera. Ma questo ovviamente si applica alle sorgenti come a qualunque altra cosa. Su OpenStreetMap, grazie ai tag, io posso definire anche
dove si trovano i cestini della spazzatura a Napoli, come posso definire, dove si trovano i pozzi di petrolio in Italia, perché ci sta il tag apposito per identificare qualunque tipo di struttura presente sul territorio mondiale sostanzialmente. Per finire, OpenStreetMap non è soltanto una mappa da visualizzare e quindi utilizzare in questo modo, diciamo in un modo banale, spicciolo, per trovare un'indicazione. Viene anche sfruttato per realizzare dei servizi. Fondamentalmente, come abbiamo detto, abbiamo un database principale, che è open source, viene rilasciato sotto licenza ODBL. A questo database possiamo accedere sia attraverso delle API, quindi un sito web, diciamo una URL. Possiamo anche addirittura scaricare l'intero database in locale per poterlo sfruttare in qualche maniera, effettuare il processing dei dati e realizzare dei servizi che posso lasciare in locale o posso, diciamo, dei servizi che posso fornire in remoto attraverso un'interfaccia web. Ho diviso sostanzialmente tre categorie di servizi. Il primo è quello legato ai web services veri e propri, cioè degli strumenti che io posso utilizzare, che mi sono abilitatori per realizzare altri servizi. Un algoritmo di map matching che vi spiegherò più avanti, che è stato utilizzato in un progetto, e anche nel campo del sociale. I primi due servizi che vi illustro, che possono anche essere messi insieme, sono eterogenei tra di loro, ma che insieme mi erogano anche, diciamo, mi danno una possibilità ulteriore. Il primo si chiama Overpass Turbo, sostanzialmente un API. Attraverso Overpass io posso effettuare il filtraggio dei dati che si trovano su OpenStreetMap. Io vado attraverso una sintassi XML-like, in input vado a fornire dei parametri per effettuare questo filtraggio. Ad esempio, fammi vedere soltanto le sorgenti, chiave natural e valore spring, e in output ottengo una mappa in formato PNG, posso ottenere un file GPX, quindi coordinate geografiche, oppure posso ottenere un file in formato JSON, quindi strutturato secondo una codifica particolare. Sulla destra invece abbiamo un servizio molto curioso e molto simpatico che si chiama Field Papers. Consiste nel mettere insieme varie mappe OpenStreetMap e creare una mappa gigante che io posso scaricare e stampare. Per i più nostalgici magari è interessante voler stampare la propria mappa, piegarla come quella, solo che questo qui, diciamo, è un prodotto diretto, io vado a costruire questa mappa, questo invece è un derivato. Io prima ho i dati in formato digitale, poi decido di creare la mia mappa su carta, ho la libertà di poterlo fare. Possiamo mettere insieme questi due servizi, quindi supponendo che io ho le mie sorgenti, vado a effettuare questo filtraggio con Overpass Turbo, in output ottengo un file in formato JSON, lo sottometto nel secondo servizio che lo utilizza come input, in output avrò una mappa in formato PDF che posso scaricare e stampare. Questa mappa adesso contiene tutte le varie sorgenti che io ho messo su OpenStreetMap, download PDF e le vado a stampare. Perché sono nostalgico? Perché mi è più comodo avere una mappa, perché non si scarica la batteria della mappa cartacea, la posso portare con me in montagna, ma perlomeno, diciamo, ho la scelta di poterlo fare. Un altro servizio è quello offerto dal progetto S4Move, per il quale io sono uno dei soggetti proponenti, è un progetto che è stato cofinanziato dal Ministero dell'Istruzione e che eroga, diciamo, diversi servizi di mobilità. Uno tra questi è la gestione e il controllo di flotte. Attraverso questo servizio, praticamente, un comune potrebbe utilizzare delle flotte di autobus e di taxi per monitorare lo spostamento sul tessuto urbano e anche valutarne, diciamo, dei dati che la flotta stessa dà al server. Come è stato utilizzato, ovviamente, l'open source all'interno di questo progetto? Per due applicazioni che io riporto, che sono fondamentali. La prima è stata quella di visualizzare, avere una visualizzazione completa dello spostamento dei veicoli, che possono essere gli autobus, che possono essere i taxi. Per farlo viene effettuato un refresh periodico, non di tutta la mappa, perché io in questo momento ho una mappa di veicoli in movimento che io vedo proprio ogni due secondi camminare sulla mia cartina geografica sostanzialmente, ma l'aggiornamento soltanto di quel livello, e questo viene fatto attraverso OpenLayers, la libreria lato client di cui vi parlavo prima. Il secondo servizio che viene realizzato è quello di map matching. Il map matching non fa altro che associare il punto, in particolare il punto che è la posizione geografica di questo mezzo di trasporto, alla strada sulla quale questo mezzo si sta spostando. Quindi attraverso un meccanismo di map matching che è realizzato all'interno di un database PostgreSQL, io posso capire qual è la strada sulla quale questo mezzo si sposta e non c'è necessità che il mezzo mi dica qual è la strada che sta percorrendo. Ancora, questi sono altri due servizi molto simpatici.
Il primo è basato sul concetto di gamification, ovvero io voglio contribuire ad OpenStreetMap, vado sul sito play.cort.ch e questo sito praticamente mi dice quali sono i punti di interesse, le strade che non sono state mappate completamente, ad esempio strade senza nome, senza limiti di velocità, oppure una strada per la quale non viene definita in maniera specifica la tipologia, quindi non so se è secondaria, primaria, eccetera. Cliccando e contribuendo, dicendo se io so qual è quell'informazione, loro mi regalano 10 punti, 10 coins che io posso utilizzare per fare altre operazioni in seguito. Non so, è qualcosa di tipo come funziona con Foursquare, io più faccio dei login, dei check-in, più mi danno dei punti. A destra invece è un'applicazione che è utile anche nel sociale, si chiama Wheel Map ed è basata ovviamente su OpenStreetMap. Questa applicazione mi dice quali sono i locali intorno a me ai quali è possibile accedere se io ho una sedia a rotelle, quindi se diciamo non sono normodotato, ho bisogno di accedere a quel particolare luogo, che può essere un ristorante, che può essere la stazione dei treni, qualunque luogo sostanzialmente. Gli utenti si accedono alla piattaforma, si loggano e vanno a definire un determinato luogo e secondo quattro livelli di accessibilità dicono se un luogo è totalmente accessibile ad uno che ha la sedia a rotelle o è totalmente inaccessibile, che è molto utile sostanzialmente a chi purtroppo presenta queste difficoltà. Infine, l'ultimo esempio, e concludiamo, è quello è l'utilizzo a scopo umanitario, soprattutto negli ultimi tempi che sentiamo tantissimo parlare di Ebola. Che cosa succede? Loro si riuniscono all'interno di questa piattaforma che viene chiamata HOT HOT, Humanitarian OpenStreetMap Team, non fanno altro che tracciare i percorsi, oppure le strade, gli ospedali, nei luoghi dove ovviamente nessuno ha mai interesse di andare a monitorare, andare a fornire un servizio. Se noi pensiamo alle mappe che non sono open source e che non hanno, diciamo, un riscontro diretto in benefici sostanzialmente, non andranno mai a mappare una determinata area. Io che sono un cittadino e che magari vado a prestare operazioni di soccorso semplicemente perché conosco bene quell'area, è importante per me contribuire perché sto facendo qualcosa di giusto e magari faccio in modo che i mezzi di soccorso possano raggiungere una destinazione tracciando le strade, sapendo dove sono gli ospedali. Può capitare che un ospedale viene chiuso e viene riaperto in un luogo più vicino. Con OpenStreetMap io vado a fare questa mappatura puntuale e periodica per aggiornarlo. Per concludere, facendo un wrap up diciamo di quello che è stato detto in questa sessione, abbiamo visto come poter contribuire a OpenStreetMap in quattro semplici passi: raccolgo i dati, faccio l'upload dei miei dati, li modifico e poi faccio il rendering attraverso una mappa geografica. Infine vi invito, qualora vorreste farlo, ci sono questi eventi che vengono denominati mapping party, ai quali si partecipa, si definisce, si crea un progetto di mappatura per un'area che magari non è stata coperta interamente e diciamo si fa un progetto, una scaletta di quello che vogliamo cambiare nella nostra città, nel nostro luogo, e poter quindi dare un contributo. Un mapping party può essere sui luoghi di Napoli, può essere ad esempio per tutti gli altri luoghi della Campania generalmente, ma che in realtà diciamo, può essere un evento che viene realizzato periodicamente e negli ultimi tempi sta prendendo molto piede. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione.